Buonasera. Stiamo andando a Palermo per fare la cosa giusta. La fiera del consumo critico c'è anche l'incontro dei gruppi gas a livello regionale. Quindi ci sarà lo stand Altro Mercato con la nostra bottega, con il laboratorio di bomboniere e la bottega Francisca Martin di Siracusa, che è la bottega che si occupa della distribuzione delle banane, dei Oritos e dell'ananas. La bottega, Enghera. Laboratorio? Maria Mazza. E poi la bottega di Modica, la bottega Gezal, che si occupa ha un laboratorio che realizza la cioccolata alla maniera modicana, però con la materia prima del commercio equo. E quando è stata l'ultima volta che hai fatto la cosa giusta? Tu? Non te l'aspettavi. Oggi quando ho acquistato una crema di commercio equo. Bene. E io? Allora, mi permetterei di dire, finalmente, di registrare il video, che non esiste la cosa giusta e la cosa sbagliata, ma esiste soltanto ciò che si fa. Penso così. Molto bene. Persona, va bene. Non è ciò che si fa. No, stiamo parlando per linea di generica, no? Dobbiamo smontare subito il teorema, che ci concludi a smontarmelo. No, perché... Bene, cambiamo discorso. Nello sfondo ci apprestiamo a entrare nella zona dell'Ennese. In pratica dietro queste montagne c'è il lago Gliastro, mentre qua ci sarà Raddusa dietro qua, quindi siamo al limite della provincia di Catania. Enna è sicuramente più lontana ancora. A più tardi, per una sosta a Sacchitello. Vedremo. Allora? Prima impressione. Prima impressione sembra bella. La situazione è tragica. Guardate. Tragica perché? Ma perché non riesco a organizzarmi con gli spazi? Buono. Revolution, looking for
Revolution, Revolution. 19 ottobre 2012, Palermo, fa la cosa giusta. Capassaro i tempi di ciurippie rossi, capassaro i tempi di me. Non sa ciò che così l'avia rubato, ora come fuori è chiaro, questa situazione è di posto, non mi stichi, per quale santi. Per quale re se potero fate le foto soltanto, chiedete se avete qualche dubbio, chiedete se non conoscete i prodotti, chiedete. Per esempio il guaranito, allora il guaranito è una bevanda a base di guaranà, che è un energizzante naturale. Questa bevanda è gasata, somiglia al nostro pinotto, diciamo, come sapore, però ha in più che non contiene conservanti, non contiene tutto quello che contiene per esempio la Coca-Cola o il pinotto, e di base ha una forte proprietà, esatto, energizzante. Questo è zenzero candito, lo zenzero è una spezia, arrivare, perché noi dobbiamo considerare per questo prodotto anche il viaggio che percorre, non solo la bella confezione che noi ci ritroviamo sullo scaffale, dobbiamo considerare una serie di passaggi che ci consentono di avere questo prodotto sulla nostra tavola. Quindi il prezzo, magari vedete questo zucchero che costa 2,30 euro, leggete bene l'etichetta, vi invito a cominciare a farlo, ragazzi, siete abbastanza grandi per farlo, di leggere bene le etichette. Perché questo? Perché molto spesso i prodotti che noi consumiamo sono veicolati, sono portati a noi dalle multinazionali o comunque da aziende che non hanno la stessa cura che ha il commercio equestoidale nel rispetto dei diritti del lavoratore, dal contadino al produttore a colui che lo trasporta fino al nostro paese, fino al nostro supermercato. Allora sì, molti prodotti sono gli spinti. Come siamo, che si sta sembrando? Ci sono tante cose. Siamo impreparati, vero? Ancora sì. È un pane di Bussello. Il Bussello è una varietà locale siciliana. È stato coltivato con il metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica ed è stato molito in un mulino a pietra. Dopo di ciò la farina completamente integrale, Maurizio del forno Sant'Ardita lo ha trasformato la farina di Bussello in pane, l'ha cotto con il forno a legna e l'ha fatto lievitare con la pasta madre, non con il lievito di birra, la pasta acida. Noi usiamo solo pasta acida e prodotti naturali. Pasta acida dove si può fare? E pane, pasta fermentata, che si conserva dai tempi antichi e si rinnova. Noi invece buttiamo, dice acida, buttiamo. No, è un trattamento. Signora Maestra, lo vuole assaggiare un po', lei ha la classe. Sì, sì. Un attimo, vengo. Con questo pane mi devo. Bambini, qua, io sono quello. Venite qua. Questo è pane, questo è, signora maestra, no, questo pane. Si chiama pane. Come si chiama? Pane. Pane. Questo è il pane. Ma questo è il pane perché non è fatto come un medico. Aspetta. È farina di grano Bussello. Ma facciamo mangiare pure le mamme. Andate da mangiare il pane ai bambini. Il pane. Questo è un pane di grano Bussello. Assaggiare! Assaggiare! Si può assaggiare! Si può assaggiare! Un pezzettino!
sempre le piante quelle grandissime. Qualche cosa? Ti piace questo posto? Sì. Stai divertendo? Sì. Assai o poco? Assai. Meglio andare a scuola o venire qua? Meglio andare a scuola. Meglio andare a scuola. Venire qua. Vabbè buoni. Ora le facciamo tutte, no? Non sa ciò più tu se la via rupa ora come fuorie chiamo non mi stai più per quale istante. Per quale re se potero piacere ad un famare a sera e stedi scudaro e a giumare un paese da vanità di e già non posso. Per quale per quale re se potero piacere do tu famare a sera e se testo daro e a romaro e paese capare cabrocio no e giallo. Per quale sante, per quale re, se potero piacito, ciauro do Mauro e re se patente a rascare la fere frenze non sa facciarocchio. Per quale sante, per quale re, per quale santi, per quale re. Farsi anche del proprio territorio e soprattutto dei processi di possibile conversione al biologico degli agricoltori così come sono, non come si vorrebbe che fossero. L'accelerazione del disagio economico e della crisi finanziaria nazionale ha in qualche modo acuito una serie di grandi questioni economiche che poi in ultima analisi vanno a rendere ancora più conflittuale, più complessa e più difficile la capacità dell'agricoltura di sostenersi. Con molti amici ci siamo proprio confrontati su quale scenario poter individuare per il futuro, come poter in qualche modo creare delle nuove occasioni che diano speranza a noi ma anche ai nostri figli. Noi ci troviamo un'area territoriale di circa 2700 ettari, che è un cinturone attorno alla città, che hanno una grande sottoutilizzazione, sono aree agricole, aree in parte produttive ma ai noi in parte abbandonate perché non si riesce a generare un virtuosismo economico, non si riesce a farle rendere economicamente sostenibili. Ora noi, partendo da quest'idea del logo, in realtà abbiamo utilizzato quest'idea dei pinguini per farci anche un biglietto da visita, così. Bene. Sì, se voi volete, potete o venirci a trovare. Dove? Noi ci ho scritto. No, c'è scritta la mail, cioè ci potete trovare via internet con la mail. E noi possiamo dare l'indirizzo comunque anche in centro, sì, in centro storico. Dateci. Altrimenti noi possiamo venire da voi a scuola. Carino sarebbe. Quindi vi diamo questo timbro biglietto da visita. Certo. Le maestre. Potete utilizzare quello che ha detto la vostra sapienza pianta.
sono quattro insieme, abbiamo utilizzato, come potrete immaginare, non si butta niente, ve l'abbiamo detto più e più volte, dunque il nostro ghiacciolone non è altro che un pezzo della nostra serie. Ma voi avete avuto disegni modulari in scuola? No. Lo sapevo che mi rispondevate. Io? Sì. Io sì. Con la professoressa di tecnologia, io l'ho visto alla lavagna. Quindi so che l'avete fatto. Non sono più a rullini. Ti puoi fare tu? Non si abbruciò. Bruciamo perché ci sono io, questa riprese, cavo. È stato il momento giusto che tu è il tuo massimo splendore. Quindi. Life is too short. Traduci? Tu drink cheap beer. Ma vita è troppo breve per una bella brutta. Così. Scarso. È un capannone questo che ancora non è stato. Cioè, è stato sistemato il tetto. Ma non è ancora utilizzato, quantomeno non è aperto al pubblico. Sono presenti qua tutti questi lavori o depositi di scenografia, presumo. Per quello che mi è sembrato di capire. Questi sono spazi che ispirano la creatività. Questo è il mio ufficio. Ah, ci facciamo un giro. La Zisa è davvero una bella scoperta. In pratica sono un'ex serie di capannoni industriali che venivano utilizzati nel dopoguerra per la costruzione di locomotive. Probabilmente poi fu abbandonato e ora è diventato un cantiere culturale di un certo fascino e di una certa bellezza. Non mi aspettavo un evento, una manifestazione così interessante. Di indubbia qualità gli espositori, che vanno dal settore alimentare al settore benessere, al settore cultura, all'antimafia, viaggi e varie situazioni coinvolte nel sociale. E sono appena stato a un incontro sull'agricoltura, sui gas, sull'esperienza di Milano, del parco agricolo, se non ricordo male, e della nuova esperienza che stanno cercando di mettere in piedi qui dalle parti di Palermo sul riutilizzo dei terreni sulla Conca d'Oro, per un'agricoltura partecipata, per orti che non ricordo bene come si chiamano, per la trasformazione del tipo di consumo. Io non sono un grande esperto di queste cose qua, però sono sicuramente molto interessanti. Mangiamo questo, se gli diamo un morso. È maro. È amarissimo. E allora noi a Modica che facciamo? Facciamo sciogliere questo. Lo facciamo diventare come se fosse una cioccolata densa, calda. Che cosa uniamo alle cose amare? Il cacao c'è già qui. Le cose buone. Bravo.
lo zucchero, ci mettiamo lo zucchero e poi gli mettiamo il gusto che ci piace di più. E poi diventa diciamo, la cannella, la vaniglia, l'arancia, il caffè e diventa cioccolato. E poi quando noi lo mangiamo diventa. Esatto, esatto, bravissimo. Quindi ripassiamo. Un percorso, abbiamo portato avanti un impegno e diciamo che da quelle stanze sono partite le decisioni importanti di mia madre, cioè di uscire, di presentarsi al Palazzo di Giustizia per quando i giudici la interrogavano,
avuto il coraggio di affrontare situazioni difficili. Lei non ci diceva di stare zitti, di interrompere tutto, anzi con molta razionalità, cercando anche di proteggerci, perché lei aveva, e come madre sicuramente aveva, questo istinto protettivo, cioè ci diceva di andare avanti. E noi siamo andati avanti. Sogno un mondo bellissimo, come non è stato mai. È un'emozione al giorno. Scende giù dentro una lacrima. Non è possibile. Non è come io vorrei. Ciò che vedo è inconcepibile. Questo mondo non ha l'anima. Riapertura dei cantieri culturali della Zisa, calendario pieno di manifestazione, più che altro manifestazione di incontri e di eventi. È un circo, si può chiamare così, un circo di persone, di aziende, di micro realtà coinvolte sia in ambito alimentare che anche per quanto riguarda la fornitura di servizi o la creazione di manufatti, che fanno davvero ben sperare su un approccio diverso, su qualcosa di diverso. È stata bella, non penso, non solo per chi l'ha vissuta da fuori, ma per me è stata proprio una bella esperienza, indipendentemente dal fatto di essere lì per promuovere, per far conoscere i prodotti e il commercio eco, in particolare in questo caso il nostro laboratorio di polmoniere, anche il confrontarsi con le altre realtà, quindi con le altre botteghe, ma non solo. Come rete, sì. Rete di conoscenze. Sì. Ti ha fatto piacere che sono tante le realtà che si muovono più o meno nel tuo stesso campo? Sì, certo. Anche non solo le botteghe altro mercato, Modica, Siracusa e Palermo, ma anche per esempio Macondo, sempre di Palermo, che lavora sempre col commercio e questo di Dar.